Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitoli 13 e 14, 22 e 24 dicembre 1903. Trovandomi nel solito mio stato, è venuto il mio adorabile Gesù crocifisso, ed avendomi partecipato le sue pene, mentre io soffrivo, mi ha detto: Figlia mia, nella creazione io diedi all'anima la mia immagine. Nell'incarnazione diedi la mia divinità, divinizzando l'umanità. E siccome nell'atto stesso che si incarnò la divinità nell'umanità, in quel medesimo istante si incarnò nella croce, sicché da che fui concepito, concepii unito con la croce, sicché da che fui concepito, concepii unito con la croce. Sicché si può dire che siccome la croce fu unita con me nell'incarnazione che feci nel seno di mia madre, così la croce forma altrettante mie incarnazioni nel seno delle anime. E siccome forma la mia incarnazione nelle anime, così la croce è l'incarnazione dell'anima in Dio, distruggendole tutto ciò che sa di natura e riempendosi l'anima tanto della divinità da formare una specie di incarnazione, Dio nell'anima e l'anima in Dio. Io sono restata come incantata nel sentire che la croce è l'incarnazione dell'anima in Dio. E lui ha ripetuto: Non dico unione, ma incarnazione, perché la croce si intromette tanto nella natura da far diventare la stessa natura dolore.
E dove c'è il dolore, là vi è Dio, senza poter stare separato Dio e il dolore. E la croce, formando questa specie di incarnazione, rende l'unione più stabile. È quasi difficile la separazione di Dio con l'anima, come è difficile separare il dolore dalla natura, mentre con l'unione facilmente può avvenire la separazione. Si intende sempre che non sono incarnazione, ma similitudine di incarnazione. Detto ciò, è scomparso, ma poco dopo è ritornato nell'atto della sua passione, quando fu coperto d'obbrobri, ignominie, disputi, e io gli ho detto: Signore, insegnatemi che cosa potrei fare per allontanare da voi questi obbrobri e restituirvi gli onori, le lodi e le adorazioni. E lui ha detto: figlia mia, intorno al mio trono c'è un vuoto, e questo vuoto deve essere riempito dalla gloria che mi deve la creazione. Onde, chi mi vede disprezzato dalle altre creature mi onora non solo per sé, ma per gli altri, mi fa rinascere gli onori in questo vuoto. Quando non mi vede amato e mi ama, mi fa rinascere l'amore. Quando vedo che riempio le creature di benefici e non mi sono grate, neppure mi ringraziano, ed essa mi è grata come se fossero fatti ad essa i benefici e mi ringrazia, mi fa nascere in questo vuoto il fiore della gratitudine e del ringraziamento, e così di tutto il resto che mi deve la creazione e con ingratitudine nera mi nega. Ora, essendo tutto questo un trabocco della carità dell'anima, che non solo mi rende quello che mi deve per sé, ma quello che trabocca da sé me lo fa per gli altri, essendo frutto della carità questa gloria, questi fiori che mi manda in questo vuoto intorno al mio trono, ne ricevono una tinta più bella e a me gradita. Il 4 dicembre. Questa mattina, trovandomi nel solito mio stato, è venuto il bambino Gesù. Ed io, vedendolo vicino vicino, come se allora fosse nato, gli ho detto: carino mio, quale fu la causa che chi vi fece venire dal cielo e nascere così vicino nel mondo? È lui. L'amore ne fu la cagione. Non solo, ma la mia nascita nel tempo fu lo sbocco d'amore della Santissima Trinità verso le creature. In uno sbocco d'amore di mia madre nacqui dal suo seno, ed in uno sbocco d'amore rinasco nelle anime. Ma questo sbocco viene formato dal desiderio. Non appena l'anima comincia a desiderarmi, io resto già concepito. Quanto più si inoltra nel desiderio, così mi vado ingrandendo nell'anima. Quando questo desiderio riempie tutto l'interno e giunge a farne lo sbocco fuori, allora rinasco in tutto l'uomo, cioè nella mente, nella bocca, nelle opere e nei passi. All'opposto, anche il demonio fa le sue nascite nelle anime. Non appena l'anima comincia a desiderare e a volere il male, resta concepito il demonio con le sue opere perverse. E se questo desiderio viene nutrito, il demonio si ingrandisce e riempie tutto l'interno di passioni le più brutte e schifose, e giunge a farne lo sbocco fuori, dando l'uomo la rotta a tutti i vizi. Figlia mia, quante nascite fa il demonio in questi tristissimi tempi? Se avessero potere gli uomini e i demoni, avrebbero distrutto le mie nascite nelle anime. Sono davvero spettacolari e altissimamente formativi questi due passaggi degli scritti, sintetizzabili sul valore inestimabile della croce, tema che ricorre molto spesso in questi primi volumi, sull'importanza della riparazione intesa proprio come sostituzione vicaria, fare a Gesù
ciò che altri non fanno, sostituirsi agli altri per ringraziare, lodare, adorare, benedire. Qui Gesù sta prendendo una cosa già nota nella letteratura spirituale, i santi già facevano queste cose, nel senso che si offrivano e si molavano anche per gli altri, cominciando però a darle quel taglio del tutto peculiare che poi avrebbe raggiunto il suo compimento nella spiegazione dei giri, no? Perché l'atto proprio culminante del giro, dovunque si faccia, è, dopo aver preso il ti amo di Gesù e averlo ricambiato personalmente e messo nella creatura, ricambiare il ti amo, ti adoro, ti benedico e ti ringrazio per tutti. Quindi fare esattamente quello che Gesù qui chiede. Il secondo paragrafetto, spettacolare, è una lezione magistrale sulla potenza del desiderio. Desiderio che continua ad essere una molla, non continua, è la molla delle nostre azioni. Nella scrittura vengono chiamati gli affetti e i pensieri del cuore, specialmente nel libro dell'Apocalisse. Io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri del cuore per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Perché sono i nostri desideri che muovono le nostre azioni. E non è mai sufficientemente compiuto il compito di tenerli sotto controllo, monitorare i nostri desideri reali e profondi, non quelli che spesso e volentieri noi ci diciamo a livello cosciente, ma che in realtà non sono quelli che muovono il nostro agire. Cominciamo dalla prima cosa, subito una premessa che è la conclusione del discorso di Gesù, e onde evitare travisamenti, no? Qui Gesù chiaramente sta facendo un discorso profondissimo, tra l'altro per capirlo bene bisognerebbe ristudiare il Concilio di Efeso, perché qui parla che il dolore incarna Gesù nell'anima, non semplicemente lo unisce, no? E dice che l'incarnazione rende quasi inseparabile, quasi, in realtà se fosse un'incarnazione vera renderebbe inseparabile, d'accordo? L'anima da Dio, mentre l'unione facilmente renderebbe due separabili, no? Questa è tutta la diatriba teologica che diede luogo al Concilio di Efeso, dove appunto si definì il dogma dell'incarnazione attraverso quello della maternità divina. E la vera incarnazione significa che l'umanità santissima di Gesù è indissociabile per tutta l'eternità dalla sua natura divina, non come se fosse stata una semplice unione che sarebbe stata si sarebbe potuto interrompere in qualunque momento, ecco, per decisione dell'una o dell'altra supposta persona. Però qui Gesù spiega subito, si intende sempre che non sono incarnazione ma similitudine. Cosa intende dire? Intende dire questo, che la croce nell'anima non porta semplicemente all'unione con Dio, cioè un qualche cosa di labile, di non forte e di facilmente quindi scioglibile, ma comporta, come dire, una unione con Dio fortissima, ecco, e difficilmente scioglibile, tale da renderla analoga a quello che avviene con l'incarnazione, ecco, ma non è che Gesù si incarna in altre anime, quindi mi raccomando, nessuno travisi il senso che tra l'altro Gesù stesso, prevedendo presumibilmente, ecco, possibile smarrimento di qualche anima un po' troppo fiscale, pignola, scrupolosa, che non capisce che certamente Gesù qui sta parlando per analogie, non in senso stretto, che avrebbe potuto poi fare questioni, ma lui stesso spiega, si intende sempre che non sono incarnazione ma similitudine di incarnazione. Ecco, questo però ci riporta di nuovo alla teologia della croce, tante volte l'abbiamo già meditata. Lui dice, nella creazione io diedi all'anima
la mia immagine. Ma nell'incarnazione di Dio, la mia divinità, divinizzando l'umanità. Bellissimo, no? Quindi è già attraverso l'incarnazione di Gesù che la nostra natura umana ha cominciato il suo cammino di divinizzazione. Però, come Gesù tra l'altro già rivelò a Santa Margherita con la rivelazione del Sacro Cuore, no? Come dall'istante stesso in cui fu concepito, la croce fu piantata nel cuore di Gesù, quindi cominciò da subito il suo calvario, dal primo istante del concepimento, quindi è evidente, segue, che con l'incarnazione immediatamente la croce fu unita con Gesù nel seno di Maria Santissima e quindi strettissimamente connessa, appena compiuto il mistero dell'incarnazione, perché Gesù è venuto in questo mondo per soffrire per la nostra salvezza, e questo ha cominciato subito. Quindi ecco il passaggio: l'incarnazione nella natura umana è stata immediatamente accompagnata dalla croce, così la croce nelle anime umane realizza una sorta di mia incarnazione. Quindi significa che senza croce io Gesù non lo ho dentro di me, unito alla mia anima. E siccome forma la mia incarnazione in questo senso, nelle anime, essa è l'incarnazione dell'anima in Dio, sono espressioni, no? Che quindi Gesù si unisce fortissimamente, in maniera quasi indissolubile, all'anima che accetta la croce. Questa accettazione amorosa, gioiosa, volontaria della croce unisce l'anima a Dio in una maniera fortissima. Per questo che Gesù usa la metafora appunto dell'incarnazione, no? Fino a realizzare questo prodigio, Dio nell'anima e l'anima in Dio. E Luisa dice, io sono rimasta incantata a sentire queste cose, la croce, l'incarnazione dell'anima in Dio. E Gesù spiega, no? Non dico unione ma incarnazione, e spiega proprio questa inseparabilità, perché la croce si intromette tanto nella natura da far diventare la stessa natura dolore. E dove c'è il dolore, là vi è Dio, senza poter stare separato, Dio e il dolore. Molto interessante, eh? Ricordiamo sempre che la nostra natura fugge la croce. E invece Dio si trova solo lì. E quindi l'unione, questa specie di incarnazione, spiega Gesù, rende l'unione più stabile e quasi difficile la separazione dell'anima con Dio, mentre con l'unione facilmente avverrebbe, no? Quindi ecco perché quando si leggono le vite dei santi, cioè questa sapienza, i santi l'hanno tutti avuta, la sapienza della croce, la scientia crucis, come la chiamava Santa Teresa Benedetta della Croce al secolo Edith Stein, tutti i santi l'hanno avuti in un grado e in un tasso che a noi comuni mortali, poveri peccatori, specialmente quando la prima volta che ci avviciniamo al libro di un santo, diciamo, mamma mia, però, questo sta sempre a soffrire e vuole sempre soffrire, cioè, specialmente dinanzi ad alcuni giganti della santità, si rimane esterrefatti, no? Perché dice, mamma mia, perché no? Noi rimaniamo esterrefatti perché non conosciamo il segreto della croce, no? Cioè, se questo ti porta a un'unione con Dio tale da essere quasi inseparabile, ecco, dice quasi perché chiaramente rimane intatta la nostra libertà, possiamo impazzirci da un momento all'altro, combinare chissà che cosa, e allora certamente che non è che si amano le croci perché uno è masochista, quindi per il dolore che provocano, perché uno gode nel soffrire, ma per i frutti che producono, evidente questo qui, no? Ecco. Poi la visione cambia e vede Gesù ricoperto di obbrobri e mossa da carità, Luisa dice, senti, io queste cose te le vorrei togliere, quantomeno ricambiare
gli obbrobri, insomma, gli sputi, gli oltraggi, in onore e adorazione. E qui Gesù spiega la cosa bellissima, no? E qui entra in causa la nostra sensibilità, la nostra carità personale. Ecco perché qui abbiamo il nostro rapporto personale con Gesù, no? Una delle cose più belle di questa vita nella Divina Volontà. Allora, tu sai che Gesù ti ha detto: guarda che se tu mi vedi disprezzato da qualcuno, onorami e mettici l'intenzione di farlo anche per lui, e tu mi farai rinascere gli onori di questo uomo. Se tu mi vedi, non mi vedi amato, questo vale anche nei nostri rapporti con le persone che ci stanno, che ci sono a cuore, no? Un familiare che bestemmia, un familiare che non va a messa, un familiare che sta sempre a lamentarsi, che non ringrazia mai Dio di nulla, no? Oppure un familiare che magari ha ricevuto delle grazie dal Signore, non lo so, aveva pregato per trovare il lavoro, ha trovato il lavoro, non lo so, no? Stava male, aveva pregato, è guarito da una malattia, anche cose terra terra, e poi si mostra sciaguratamente ingrato. Gesù usa un'espressione che mi ha molto fatto tremare, ha fatto gelare il sangue: ingratitudine nera, bruttissima espressione. Ecco, Gesù sta dicendo: fai questo, è la cosa principale da fare, perché il male deve essere riparato. Questa è la cosa più grossa che si possa fare, prima che combattuto, perché il male va anche combattuto con mezzi, forme, stili, tempi e modi adeguati. Chiuso l'inciso assai importante, ma prima che combattuto, il male va riparato. Il male va riparato. E anzitutto va riparato per la gloria, l'onore, l'amore, la gratitudine che toglie a Dio. Gesù dice: davanti al mio trono ci sono questi vuoti, e ci saranno i burroni, tipo quelli che stanno nelle strade delle cordigliere delle Ande, insomma, proprio strapiombi, che non si vede il fondo. E chi li riempie quelli? Chi fa ciò che tutte le creature non hanno fatto? Ecco perché è così importante che noi impariamo a fare tanti giri e anche a moltiplicare gli atti. Gli effetti benefici che ciò produce non si possono comprendere con i sensi, ma sono infiniti. È il più grande bene in assoluto che si possa fare all'umanità, e la più grande gloria che si possa dare a Dio. Chi ci crede faccia discernimento nella propria anima e agisca di conseguenza. Chi non ci crede, come sempre, il Fiat Supremo è la decodificazione della legge della libertà. Ecco, quindi nessuno è obbligato per forza a fare nulla nella vita, nella Divina Volontà. E veniamo adesso allo spettacolare capitoletto sul desiderio, no? Dice: va bene, la mia incarnazione fu l'amore la causa, ma chi è che ha accelerato anche un pochino l'incarnazione? I desideri ardentissimi della Madonna sono stati. Quello ha accelerato l'incarnazione. La Madonna non ci pensava ad altro. La Madonna stava notte e giorno a sospirare, a pregare, a piangere a volte, a invocare. Cioè, l'ho detto, si capisce benissimo, specialmente dal regno della Vergine Maria, della Divina Volontà, che la Madonna lo ha quasi costretto Gesù a scendere, lo ha quasi aspirato, no? A forza di dire, è sceso. Quindi certamente l'amore per gli uomini sarebbe sceso lo stesso, ma c'è stata questa sorta di accelerazione motivata dai desideri ardentissimi della Madonna, che hanno superato, coperto all'ennesima potenza quelli di tutti i patriarchi, i sospiri di Abramo, di tutti quelli che vogliamo. E che cosa produce questo desiderio? Il famoso, questo sbocco di amore. In uno sbocco d'amore di mia madre nacqui nel suo seno.
nacqui nel suo seno, qui non parla della nascita, nacqui dal suo seno. Ecco. Ce ne furono due, perché anche la nascita di Gesù fu un'estasi, uno sbocco d'amore. La Madonna non vedeva l'ora di vedere il bambino come era fatto, insomma, portandolo con tutto il suo amore nel grembo, no? E giunse quel benedetto giorno in cui il Verbo incarnato uscì col parto virginale dal grembo santissimo della Madonna, e lei godette nei primi sbocchi d'amore con il Verbo fatto carne, no? E questi sono tutti sbocchi d'amore, quelli che fanno rinascere Gesù nelle anime. E questo amore tenero nei confronti di Gesù, questo amore profondissimo, no? Questo sbocco viene formato dal desiderio. Quando è che Gesù scende nella nostra anima? Quando lo desideriamo. Lo desideriamo ardentemente, lo desideriamo veramente, lo desideriamo costantemente, follemente, potremmo anche dire. E più il desiderio cresce, e questo dobbiamo proprio attizzarlo, alimentarlo, infuocarlo, ecco, infervorarlo, su questo non si sbaglia mai. E più Gesù si ingrandisce nell'anima, e quando questo desiderio riempie tutto l'interno, giunge a fare uno sbocco fuori. Allora io rinasco in tutto l'uomo, cioè tutto in noi diventa divino, la mente, la bocca, le opere, i passi. E Gesù poi spiega che questo accade pure al contrario, però certamente il demonio non è oggetto diretto di desiderio, perché nessuno è così pazzo da desiderare il diavolo. Nessuno di quelli che fanno il male dicono che desidera il diavolo, ma basta desiderare, volere il male oggettivo. Quindi capite, mentre per far scendere Gesù in noi fino a fargli trasmutare completamente la nostra vita, conformandola alla sua, occorre desiderare lui. Per far scendere il diavolo non serve desiderare il diavolo, ma basta desiderare, volere fare il male. Appena un'anima desidera e vuole il male, avviene un satanico concepimento nella nostra anima. Resta concepito il demonio con le sue opere perverse. E se poi continui, capito, perché tu ti puoi fermare, vedi una cosa, devi confessare, ti rimetti in grazia, la fermi questa infernale attività. Ma se tu prosegui, ne fai un altro, il demonio si ingrandisce. E poi riempie tutto l'interno di passioni, le più brutte e schifose, e giunge a fare uno sbocco fuori, dando l'uomo, tutto l'uomo, la rotta a tutti i vizi. Quindi indirettamente noi comprendiamo da questo stupendo, ecco, non c'è molto da commentare, c'è molto da interiorizzare, no? Ecco perché è così importante che noi facciamo attenzione ai nostri desideri. Basta un desiderio malvagio anche nel poco a inquinare la nostra anima e a dare forza al demonio. E questo significa dare forza al demonio. Il demonio resta concepito dentro di noi. Poi se uno continua e si infogna, poi sono guai poi. Perché quando il demonio dentro di noi diventa un gigante altissimo, tra l'altro insolente, superbo e arrogante com'è, poi sbatterlo fuori, sì. Se uno si converte e chiede l'aiuto a Gesù è sempre possibile, ma è molto difficile. Quindi tocca fare molta molta attenzione e fare in modo che i nostri desideri siano tutti quanti concentrati in Gesù. Attenzione che qui non c'è scampo, Se è un desiderio di Gesù reale, il desiderio di Gesù reale porta sempre pace, gioia e amore. Sono queste tre cose, no? Invito ad ascoltare, oggi è il 2 di agosto, il 1 agosto del 2018, Papa Francesco ha fatto una bellissima catechesi, molto profonda, sull'idolatria e proprio sulla genesi e sulla dinamica dell'idolatria che ci porta lontano da Dio, e non serve fare chissà che o chissà che cosa. L'idolatria è sempre una polarizzazione erronea
dei desideri, spiegherà benissimo. Dice, quando uno c'ha un idolo, da che cosa lo capisci? Lo desideri, lo brami, non ti sazi fino a quando non lo possiedi. Questo può essere anche una cosa da nulla, dice Verpo, può essere anche uno smartphone, d'accordo? Attenzione, cioè, noi non possiamo metterci il desiderio in queste cose, eh? Noi possiamo usarle, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma non il desiderio, che appena ci metti il desiderio, quella brama di posto, quello diventa un idolo, quello lì. È molto profondo il... Attenzione, quando ci stanno queste cose, poi ha voglia a farsi le sante illusioni che stiamo, sì, che vogliamo Gesù, che stiamo con Gesù, eccetera, e tante altre cose, meccanismi molto molto più sottili, molto molto più delicati, li ha solo accennati il Papa, no? Anche dentro la Chiesa, anche nelle, tra gli uomini di Chiesa, che lui conosce molto bene, insomma, queste realtà. È attinente con quello che abbiamo meditato, perché la problematica dell'idolatria è una problematica di desideri balordi, spostati profondamente di oggetto. E quando si sposta l'oggetto del desiderio su qualcosa di sbagliato, Gesù diminuisce e il diavolo cresce. Questo è proprio... E cosa diceva il Papa? Qual è la spia? Cosa ti fa perdere l'idolatria? L'amore di Dio. Ma quell'amore di Dio che tu lo avverti nel cuore, quell'amore di Dio bello, sereno, pacato, disteso, d'accordo? Anche ardentissimo, anche che ti porta a un'intima unione con Lui, anche alle lacrime di struggimento, ecco, ma ti porta quella pace del cuore, ti porta quel senso di unità con tutti, di misericordia universale, di compassione del genere umano, di tutti coloro che non vivono ancora l'amore di Dio, come la Madonna raccomanda, quindi mai atteggi, mai comportamenti distruttivi, denigratori, laceranti, discordanti, agitati, convulsi, strillati. Non c'è un amore autentico di Dio quando ci sono queste cose, c'è la parodia o la caricatura dell'amore di Dio, o a volte semplicemente tanto zelo amaro e disordinato. Ma non c'è niente o ben poco di soprannaturale. Voglia la tua bontà, o Santa Vergine Divina Maria, farci conoscere qualcuno di questi santi sbocchi d'amore, che conosceremo tanto quanto sapremo distruggere i desideri cattivi, buttare, come diceva ieri il Santo Padre, dalla finestra desideri cattivi e idoli, buttarli via, lontano da noi. E aderire a te, a lui, con santi e continui desideri di stare con voi, di assomigliare a voi, di conoscere meglio voi, di fare quello che volete voi. Noi ti preghiamo di aiutarci in questo, di supplire alla nostra debolezza e soprattutto di ottenerci la liberazione, ecco, da noi stessi e da tutti i desideri cattivi. Concedici anche quella grande carità, quel grande amore che nel nostro piccolo, nella nostra povertà, nella nostra miseria, ci renda riparatori davanti a Gesù, ecco, e gioiosi restitutori di quella gloria e quell'amore che molte creature, tantissime purtroppo, gli negano, e grandi amici della croce come lo fosti tu. Ricordando che nulla ci unisce tanto a te e a Gesù quanto la Santa Croce. Se anche la natura recalcitra, resiste, si ribella, la nostra volontà sia sempre pronta a
a stendersi con decisione, con coraggio e con amore sul letto della croce che il Signore prepara per noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.